terra, mare, cielo, la pittura ermeneutica del maestro Pieraugusto Breccia, a cura di Francesco Sisinni, a Maratea, Palazzo de Lieto, dal 16 luglio al 31 agosto 2016. Intanto vi dico perché questo titolo contraddisegna questa mostra qui a Maratea. È un titolo che si rifà apparentemente a una realtà fisica, terra, mare, cielo, mentre di solito la mia pittura tratta argomenti astratti, spirituali, metafisici. Quindi questo congiungimento fra realtà e metafisica che nel titolo orienta il visitatore verso l'aspetto reale delle cose, difatti poi nel contesto della mostra fa emergere il valore metaforico di questo titolo, cioè la terra intesa come momento di umanità vissuta, cioè la vita, il dolore, l'amore, tutto ciò che concerne la dinamica esistenziale, quindi è più l'esistente che non l'essere. Nella parte mare domina anche lì l'amore, perché l'amore è rappresentato molto bene dall'acqua, che è il simbolo del femminile soprattutto, e quindi del sentimento, dell'immersione dentro noi stessi. Nella terza parte della mostra invece il cielo non rappresenta il cielo come noi lo vediamo dalla terra, ma il cielo come lo vedrebbe un astronauta al di fuori dello spazio terrestre. Quindi è il cielo nel senso metaforico dell'infinito, dell'universo, del cosmo, di Dio se vogliamo. È un universo nero, stellato, ma pieno di luce, è più luminoso ancora della luce del giorno. Quindi non dipingo notturni, ma cieli stellati in cui la luce dell'universo rende ancora più luminose le cose, così come la luce della nostra coscienza, la nostra ragione, quando guarda in profondo ci illumina all'interno. Questo è il senso del titolo, è un titolo insieme esistenziale e metafisico. Io l'ho scelto perché una mostra che si fa in un luogo come questo, Maratea, mi sembrava che questo titolo fosse più adatto di altri a ricordare la bellezza di questo luogo, di cui io mi sono innamorato, grazie anche al professor Sisinni, il quale mi ha introdotto a Maratea e mi ha sollecitato a fare questa mostra, avendone vista una delle ultime a Roma e avendomi già conosciuto da molti anni. Quindi io ringrazio la città per avermi ospitato. Questo luogo è bellissimo. Il museo sembra fatto apposta per accogliere questa mostra. Io sarò qui fino alla fine del mese d'agosto a disposizione di chiunque voglia venire a vedere la mostra e a parlare con me. E a proposito del professor Sisinni, noi che lo conosciamo molto bene sappiamo che lui ama il bello e questa mostra davvero è bellissima, la stiamo guardando e tra l'altro lei, maestro, ha fatto anche un omaggio alla nostra città. Spieghiamo questo quadro bellissimo. Sì, beh, il quadro che ho messo sulla copertina del Depliant è un quadro in cui si vede una baia che può ricordare la baia di Maratea, anche se poi il suo senso metaforico è quello del posto riparato, del momento dell'approdo, del momento della pace. Quindi il mare di Maratea, ma è anche il luogo interiore della nostra coscienza dove noi troviamo il porto sicuro. In questo porto c'è una figura angelica. Qui voi avete il grande Cristo sulla sì. Montagna. Nel mio quadro c'è questa figura angelica che si stacca dalla cattedrale, che potrebbe essere la chiesa qui di Maratea. È la figura metaforica dello spirito umano, dello spirito il quale protegge, guarda, fa da custode alla baia. È una figura gigantesca, oltretutto porta in mano una lanterna, quindi anche la lanterna del porto, anche la luce del porto e dell'approdo. E da ultimo c'è una seconda cupola che sovrasta il golfo, la baia, e che
in qualche modo trasforma questo luogo in un tempio per metà naturale e per metà razionale o intellettuale. Quindi rende sacra questa scena, è il tempio della natura consacrato dallo spirito. Allora, quella che ho fatto in questo momento di quel quadro è una lettura ermeneutica, e questo è il nome della mia pittura. Il modo di leggere quel quadro è lo stesso modo con cui va letta l'intera mia opera, cioè guardare all'esistente per risalire all'essere, perché nell'esistente come metafora è contenuta anche questa dimensione, che è la dimensione dell'essere, che non è raggiungibile dal punto di vista razionale in maniera dogmatica, ma che può essere accolto solo attraverso un'interpretazione della realtà. Quindi il tipo di bellezza che io propongo non è la bellezza rinascimentale o basata su regole e compositive dell'opera, ma è la bellezza della cifra. La cifra è bella perché è significabile. Laddove c'è significabilità, lì c'è bellezza. Quindi un'estetica della significabilità è ciò che sta alla base della mia pittura e che si fonda su una visione dell'arte che nel Novecento, nel post-Nietzsche, è stata sostenuta dai grandi pensatori dell'inizio Novecento, Heidegger, Gadamer, Rorty, Levinas, Jaspers, che all'inizio si chiamavano esistenzialisti, ma che in effetti hanno riproposto la ricerca dell'essere in termini ermeneutici, interpretativi, e non più in termini dogmaticamente finiti. Professore, io la ringrazio davvero tanto. Ricordiamo solo fino a quando starà aperta questa mostra. Fino al 31 d'agosto. Perfetto, grazie ancora, grazie, e benvenuto a Maratea. Grazie a lei.